Ciao amici, bentornati sul canale Giornali del Popolo Italiano. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Se per L Accademia della Crusca questo non è un errore grammaticale, anzi chi lo etichetta come tale commette un eccesso, per molte donne rappresenta un fallimento lessicale che si porta dietro una mancata rivendicazione sociale e ovviamente politica. Giorgia Meloni ha deciso di essere chiamata al maschile e, come spiega Claudio Marazzini, il presidente dell'Accademia, i titoli al femminile sono legittimi sempre e quindi è giusto dire la presidente, eviterei la presidentessa, la premier, ma se possibile eviterei l'inutile forestierismo, la prima ministra. Chi usa questi femminili accetta un processo storico ormai ben avviato. Chi invece preferisce le forme tradizionali maschili ha comunque diritto di farlo. Quindi se la polemica strettamente linguistica intorno alla questione è banale, se non tralasciabile, quella femminista e sociale no. E lo dimostrano le prese di posizioni pubbliche di Laura Boldini, che fu però appellata al maschile da Giorgio Napolitano quando ricopriva la carica di presidente della Camera, e Lilli Gruber. La prima su Twitter aveva così commentato la scelta di Meloni: la prima donna premier si fa chiamare al maschile, il presidente. Cosa le impedisce di rivendicare nella lingua il suo primato? La Treccani dice che i ruoli vanno declinati. Affermare il femminile è troppo per la leader di FDI, partito che già nel nome dimentica le sorelle? La seconda invece a 8:30 ha dedicato qualche secondo della diretta per spiegare che nel suo programma continueremo a chiamare Giorgia Meloni la presidente del Consiglio perché ci sembra anacronistico nel 2022 questa distinzione. Meloni. Il premier donna che accende il dibattito visualizza questo post su Instagram, un post condiviso dalla 7@la7-tv, la prima donna premier si fa chiamare al maschile, il presidente. Cosa le impedisce di rivendicare nella lingua il suo primato? La Treccani dice che i ruoli vanno declinati. Affermare il femminile è troppo per la leader di FDI, partito che già nel nome dimentica le sorelle? Laura Boldrini @LauraBoldrini, October 24, 2022. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.